Presidente della sinistra indipendente, capolista delle liste del Partito Comunista Italiano. No, ma noi non ce lo teniamo. Cari compagni, abbia un grande significato al di là delle parole che si possono dire. Il primo significato che ha è che poco più di un anno e mezzo fa, una festa di questo genere non sarebbe stata possibile. Un anno e mezzo fa noi non avremmo potuto, perché un anno e mezzo fa, al posto di questo parco, occuparmi di questa questione, ha cercato di impedire la realizzazione di questo parco, sostenendo che era giusto continuare a mantenere l'impianto del gas. Noi abbiamo avuto determinazione e volontà, e devo dire con il contributo determinante di compagni, dei comunisti in primo luogo di questo partito, è stato possibile pian pianino liberare la zona. Con la forza delle parole e della democrazia sono stati allontanati tutti gli abusivi, sono stati trovati i primi finanziamenti e oggi, se non siamo in grado di vedere già un parco bell'e finito, siamo però in grado di capire che questo parco sarà ultimato, che noi possiamo già percorrere tutta l'asta del fiume Po, da qui, da Piazza Sofia alla confluenza dell'Astura, sino al Parco delle Vallere, al parco regionale che è sito a Moncalieri. Per fare questo non ha lavorato solo, ha partecipato anche l'esercito. Siamo riusciti su questi temi a mobilitare anche un'istituzione come l'esercito. La Brigata Alpina Taurinense, sapete, è venuta qui più volte, con i loro potenti mezzi hanno eseguito tutti i movimenti di terra che hanno permesso. Cosa succederà su quest'area? Voi sapete, 3 mesi fa ci hanno mandato a casa proprio quando dovevamo mettere altre cose in questo parco. Ed è certo che, ad esempio, una cosa è stata già fermata. Manca l'illuminazione in questo parco che era pronta. Bisognava porre già 3 o 4 torri faro per illuminarlo. La giunta che ci ha mandato a casa ha impedito questa cosa, ha deciso di fare altre cose. Noi abbiamo anche predisposto un progetto, che è un progetto oggi a mani del comune, sarà la prossima giunta, che speriamo sia di nuovo una giunta. Ci sono già molte società sportive di canottaggio che hanno chiesto di utilizzare questo luogo. Pensiamo solo cosa diventerà questo specchio d'acqua, che è uno specchio d'acqua sempre fermo, è quasi un lago sotto Superga, solo un luogo tutto verde, un luogo anche nel quale i cittadini vengono per ristorarsi, per fare sport. Quindi ci sarà un ristorante e un bar. Verso la piazza Sofia sarà realizzata una struttura per servizi di quartiere e sarà realizzata anche una struttura per spettacoli all'aperto, spettacoli che potranno svolgersi anche in una, ed è un programma realizzabile nel giro di 1 o 2 anni. Il progetto è sufficiente a approvarlo subito dopo le elezioni, occorre finanziarlo, in un anno di lavori il parco è finito. E anche questa zona della città, che è una delle zone più povere, sappiamo, la zona nord, la barriera di Milano. Non è vero. Questa giunta, la giunta rosse, hanno dimostrato che non siamo tutti uguali, hanno dimostrato che certe cose che 10 anni fa non si potevano fare, oggi i cittadini le possono fare. 10 anni fa non era possibile partire di qui e percorrere un parco a piedi o in bicicletta fino a Moncalieri. Questo non era possibile. Oggi è lì. Come dicevano i compagni che hanno parlato prima, e come è consuetudine nelle nostre manifestazioni, noi teniamo a non fare dei comizi veri e propri, teniamo a fare dei dibattiti in cui c'è spazio per domande, per osservazioni, per cittadini che magari non la pensino come noi, che possono venire a esprimere la loro opinione. Quindi questo è il momento per i grandi italiani, Giorgio Amendola e Pio La Torre. Con Giorgio Amendola, con la sorella Ada, donna indimenticabile, con il fratello Pietro, ci sono stato nel 1976 a commemorare il grande padre di Giorgio Amendola, Giovanni Amendola, ucciso in seguito, morto in seguito a ferite che aveva riportato perché aggredito dai fascisti, nel suo collegio elettorale di Sarno, in provincia di Salerno. E ricordo quei due... 1945 e i giorni dell'insurrezione
26, 27 e 28 aprile 1945. Sarà una testimonianza commovente che certamente vi interesserà. E di Pio La Torre cosa dire? Di Pio La Torre, carissimo compagno, ricordo il giorno in cui io, come presidente della sinistra indipendente, ero alla riunione del gruppo, della sinistra, del presidente di gruppo, e ho visto Nilde Iotti, presidente, sbiancarsi in volo. Era arrivato un commesso, gli aveva lasciato un foglietto e aveva dato la notizia dell'assassinio di Pio La Torre. Pio La Torre è stato una persona straordinaria, non tanto e non soltanto per la morte tragica che ha sofferto, quanto per la serenità, per la modestia, per il coraggio che ha sempre dimostrato, per l'impegno che ha dimostrato in tutta la vita parlamentare. Io voglio rendere omaggio a questi due grandi morti del Partito Comunista e accomunarli ai grandi... Il problema di questo parco è la sua dimensione, il collegamento nord-sud della città di Torino e ovest, deve farci riflettere ancora ulteriormente. Il membro stand che qui è a disposizione di tutti noi, c'è una pubblicazione che parla dell'operazione Populito. Guarda là, guarda là! Oh.